Zaccolio. Zaccolio, tipo robe che bruciano, ah, perché però il pix si chiama olio, così devi bere l'olio, ho voglia di olio. Ma chi cazzo ha scritto codice? Io la screeno questa roba. E lo rimuoviamo. Tra l'altro, guardate, se veniva quello sopra era Senna e It's Toy vinceva la sfida del nulla perché nessuno era stato, aveva detto che c'era. Però vabbè, facciamo Zac Olio. Il Zac che brucia tutto. Quindi andiamo. Si divertirà poi lui a fare la copertina di questa cosa che ha scelto lui. Ma che succede? No, no, oddio, sono tornati. Un secondo che devo togliere i miei cloni. Ho preso la mossa di Wukong, mi sono tolto un capello e mi sono moltiplicato. Sono in calo di oli. Oggi è uscito un video che io al quale tengo particolarmente, che è questo. Sono l'unico al mondo a giocare questo pick. Ci tengo perché proprio è. Sono praticamente l'unico, non ho mai visto nessun altro giocare VIP. Proprio un mio marchio di fabbrica, un po' come è stato Lamborghini. Ok, che Lamborghini deriva dal fatto di dover andare il più veloce possibile con Gin. Era una cosa che già era stata fatta in passato, era famosa, si sapeva già, The Fast, anni e anni fa, tipo nel 2015 c'era il tizio che in Urfa faceva questa cosa. Io però ho cercato di portarla anche nelle partite normali, cioè sono riuscito con successo. Però purtroppo le cose sono andate come sono andate, certi oggetti non si possono più usare, adesso non c'è più nemmeno l'età al tempo, quindi è un po' andato tutto a puttane, lo sappiamo. Però, vabbè, ci sono quei pick che ho creato che sono molto bellini. Tipo anche Singed il contadino. Cioè, alla fine è un Singed full AP. Non è nulla di troppo non visto. Però, cazzo, figo. Perché ci sono streamer che disprezzano i tuoi contenuti e quelli di Fieric? Ha altri streamer che lo fanno? Forse perché noi, su League of Legends, parlo per LOL, su LOL noi siamo molto particolari. Ovvero facciamo una cosa diversa dalla massa e portiamo del pubblico a vedere che LOL è anche altro e non solo competizione. E di conseguenza questo va contro i loro interessi, perché se poi la gente si appassiona a vedere contenuti creativi e non soltanto la competizione, giustamente ci sarà anche meno gente che li segue. Ok, però non è che, cioè la gente seguirà comunque tutti quanti, cioè non è che loro vanno a perderci in realtà. Anzi, ci sono persone che scoprono League of Legends grazie a noi. Non sai quanta gente mi ha scritto, e quindi immagino che lo avrà fatto anche con Fieric, che hanno scoperto LOL grazie a noi. E si sono appassionati, magari da lì sono arrivati anche a appassionarsi al competitivo. O ci sono persone che apprezzano entrambi i tipi di contenuti. C'è chi apprezza il tryhard, ma chi ha voglia anche di rilassarsi. Quindi, non so, io penso che altri streamer che disprezzano questo è solo per quel motivo. È solo che, sai, è questione di marketing. Tutta la vita è questione di marketing. Cioè, bisogna sempre far vedere che il proprio prodotto è il migliore, no? E di conseguenza, uno che gioca in Master vede della gente che trolla in bronzo e dice: ah, guarda te, ma questi fanno schifo, non sanno giocare. Cioè, guarda contro che gente giocano. Queste cose qua, no? Dicono sempre le solite robe. E questo perché? Perché ovviamente è per tirare acqua al loro mulino. Se loro fanno capire che, cioè, cercano di fare in modo che la gente ci disprezzi, giustamente loro si innalzano di conseguenza, no? Se c'è più gente che disprezza contenuti creativi, perché dice no, questa non è una cosa che si fa, cioè, bisogna essere competitivi su un gioco competitivo, capito? E poi chi ha deciso che LOL è solo competizione, capito? Secondo me è sbagliato avere una visione così troppo ristretta del gioco. Cioè, quando uno inizia, io lo dico sempre, quando io ho scaricato League of Legends, non ho pensato, scarico LOL perché voglio fare il diamante. Cioè, non sapevo nemmeno cosa fosse il diamante quando ho scaricato LOL. Ho scaricato LOL perché? Perché cercavo un gioco da fare e ho trovato questo, ok? E mi sono divertito. Ciao cugino, ho provato a farmi il primo rank e ho preso il cazzo con Jack Smith, perfetto. Bam. Pugno in testa. Non ha più mana quello. Vabbè.
Bro, io non so come aiutarti in mid, quindi per adesso stai un attimo calmo. Che non ho vita io. Bro, non ho niente. Devevi aspettare. Al TP, al TP. No, non ce l'ha. Vabbè, io dovrei rinascere, in teoria non dovrebbe uccidermi. E invece mi uccide. Porca troia. My bad. Però, cavolo, Cassiopeia poteva un attimo attendere di più, nel senso. Allora, hanno solo Sylas AP. Solo che, a quanto pare, ha fatto anche la kill. Allora, dobbiamo fare Zac Olio. Quindi il Zac che brucia. Come sapete, a me le build che fanno danni nel tempo non piacciono. Però l'ha riscattato codice a barre, cioè... Ciao Damocles, buonasera. Se questi ne vanno a giocare in Iron si divertono. Buonasera cugino, ciao Xeno. Ciao, sto ai 40 di fila, si risale piano piano. Anche se non so come si batterà Nicotina, perché effettivamente adesso lei è al PC, però quando lei non è al PC glielo accendo io, quindi è impossibile. Però vabbè, magari succederà un bug come è successo a te. Mai dire mai, ragazzi. Alla fine... Anche tu e Codice non avete mai perso una live, eppure c'è stato il problema. Ah, questo Kane, come vediamo, lo smontiamo parecchio, lo smontiamo. Midlaner fa schifo. Era due livelli sotto ed è morto comunque. Cioè, nel senso, se sai che sei due livelli sotto, cerca di non farti ingaggiare, perlomeno. Andiamo verso la mid a difendere. Almeno questo lo possiamo fare. Ciao, ciao, ciao. Sylas è bravo, forse la sta smurfando. Chissà se Cassio ce la può fare. Non è detto che non si batta più, eh. A volte magari mi dimentico di accendere il PC, ci capiterà un giorno. Già capitato in passato, figurati. Bro, ma la smetti di morire mid come una cretina, sai che è più forte, basta, come fai? Sai cosa dovresti fare, cugino? Se donate 100 sub mi dimenticherò di accendere il PC a Marghe Facina che ride a crepapelle. Mamma, bro, sei proprio una cosa, sei... Ciao Only Lovers, buonasera e ciao Luca Player. Oggi facciamo 3-4 game a LoL e poi andiamo su Wukong, ok? Questo è il programma serale. Ieri alla fine mi dispiace non ho fatto live, ma ho fatto... Ho aiutato Marghe tutto il giorno a sistemare delle cosine ed è molto contenta, siamo felici. E quindi oggi live un pochino più lunga, facciamo queste cosine qua. Faccina che ride a crepapelle. Oh, ma chi non muore si rivede, grande Greywolf. Come stai? Bentornato. Avranno sicuramente guardato. Quindi meglio se me ne vo. Cugino Malizia. Il mio amico che mi ha introdotto a LOL ha finito di giocare un mese dopo che ho iniziato. Io non sono uscito ancora dal giro. Ora sto vivendo una bella vita. Morale da favola, non giocate a LOL. Beh, diciamo che io LOL buonasera, ciao Altarzak. Io LOL lo vivo come in questo momento un lavoro, no? Nel senso, lo streamo. Quando non streamo, quasi mai gioco a LOL. È difficile per me farlo. Se ci gioco, lo faccio per piacere della compagnia con cui sto. Quindi lo gioco magari con amici. Lo gioco a volte con Codice, con la mia ragazza, ok? Così, perché ho piacere di passare del tempo in compagnia. Non... Cioè, si faceva anche altro, anche altri giochi, a me andava bene lo stesso. Anzi, probabilmente meglio. Aspetta un secondo però, perché il mio team, poverino... Phoenix 117 da rispettare.
diventato il vocale supremo per dire una cosa. Ma funziona ancora? Sei stato ucciso. Oddio! Il coglione! La mossa del bronzo! Bravo Nasus! È rimasto lì sotto torre un po' di più! Bravo! Bene, bene, bene. Perfetto. Grande Echo the Conqueror, un bel marker, la mossa del bronzo, ti piace? Ma funziona ancora? Io l'ho sentito, non l'avete sentito voi il vocale? In che senso non funge? Io l'ho sentito. O me lo sono sognato? Forse me lo sono sognato. Ok, quelli. Gli accenti circoplessi. Forse funzionano se fai solo un messaggio di quelli. Ma io non ti ho dato questa idea. Oh, brava Cassio! Non me l'aspettavo, devo dire. Pensavo che stesse morendo di nuovo. Comunque dicevo, appunto, io su LoL ci gioco per piacere della compagnia, più che per altro, capito? Nel mio tempo libero cerco di evitare LoL. Ci concedilla figa. Che cazzo è sta roba? È arrivato Zack. Zack Lolio. È arrivato l'olio! L'olio! Bruciati nell'olio! Oil Zack, VP Team! Mamma mia, ragazzi! Che azione trepidosa! La C con cediglia! Ah, è la C con cediglia! Che cazzo! La community dei cugini mi ha accolto, dandomi speranza nell'umanità e nella community di LOL. Ricordatevi di generare il server di Discord, ragazzi! Mi fa piacere. Bene, bene. Allora, cos'altro c'è che fa danni nel tempo? Ah, la torcia, però cazzo, effettivamente da mana che a noi non serve molto. Possiamo fare questo. Per fare anche danni puri? Gli fa i danni puri? No, non li fa più, è vero. Ma che cosa dico? Però aumenta i danni, sì. Ah, uffa, adesso mi confonderò per tutta la vita. Sì, questo è Zack Olio. Andiamo a friggere un po' il cane qui. In Cina vi mangiamo. Cotto. Hot dog, sì. L'ho respinto sotto torre. Chi è? Fortissimo il bro. Ma chi cazzo è? Vabbè, aveva anche la ulti di Cassia. Vai! Demacia in testa! Premi R, fai vedere chi è più forte meccanicamente. Ah! L'olio vince! L'olio, ragazzi. E ci facciamo pure questi. Prima con la ulti di Cassio eri forte, ti sentivi figo. Ma qualcosa è cambiato. Easy peasy. Abbiamo preso pure tutti i tuberi. Ne abbiamo preso solo tre in realtà. Qui potremmo fare quello che slowa. Sì, perché l'olio ti si appiccica tutto. Quindi facciamo anche quello che slowa. Mamma che fastidio che diamo. È stato ucciso. Che in inglese è rimasto con lo stesso termine. Araldo del vuoto.
Sì, l'hanno chiamato in italiano solo per la localizzazione. Perché Sagomalanda, cioè, era una cosa un po' strana, effettivamente. Però vedete, un nome bello era Ciclospada. Secondo me è uno dei nomi belli. Un nemico è stato ucciso. Ok. Concedilla, ci concedilla. Frittata. Il mio primo assist. Ok. Qualcosa mi dice che era guardato. Peccato, non sono riuscito a scappare, però sapevamo i rischi di questa azione che stavamo per intraprendere. In ogni caso mi sembra che abbiamo vinto, perché qua Gino si fa anche quella kill se vuole. Bene, se l'ha fatta Morgana. 3 kill per una, quindi va bene. Ah no, è sotto, c'è anche Cassio che è morta qui. Non l'ho vista. Dove va? Lo scappante, ragazzi, guardatelo, è proprio lui. Colui che scappa. Questo drago poi lo possiamo fare. Non c'è fretta. Ma che build sta facendo Garen? Cosa sta prendendo la lama del re su Garen? Ma ormai la prendono su tutti. Basta questa lama del re. Vabbè, andiamo verso il drago che vedo dei malintenzionati. Manigoldi! Cosa state cercando di fare là, eh? Io come posso aiutare qua? Proviamo a fare questo drago. Ebbene sì. Landa Chemtech, perfetto. Questa mi piace. Crea sempre molto bordello questa landa. A me le cose che creano caos piacciono molto. Ragazzi, sto oliando il support. La tua squadra ha distrutto una torre. Ok, support oliato. Seraphine è piena di olio. Ok. Andiamo back, manca un campo al nostro oggetto da jungle. Prendiamoci l'araldo del vuoto. E poi facciamo, direi, appunto questo qua per sloware. Sì. Mi piace, è una buona idea. It's a good idea. Tic. Perfetto. Non capisco perché la C concedila la legge così. E come dovrebbe leggerla?
Come si pronuncia davvero, dici? Probabilmente sì, però. Provate a scriverlo in una parola normale, vediamo. Ciao QG, come va? Non passo da un po'. Buonasera Kumori, ciao ragazzi, tutto bene? Uffa, Kumori, o Kumori, io non so mai come pronunciarti. Quindi ti pronuncio sempre in modi diversi, vabbè, speriamo che sia giusto. Ciao! Olio un po' i piccioni. Ma che belli questi uccelli. Ma che belli, che belli, che belli. Ah, muore di olio? Guardalo, guardalo. Tutto oliato. Oddio. Il miracolo. Guarda il bait! Come baita questo zaccolio nessuno. Andiamo a fare il Baron adesso. Che bello. Con 6 HP mi sono lanciato, raga. Sono un pazzo. L'unico che può uccidermi è questo lombricone qui. Fast recall, dai, vabbè, perdiamo il Baron per Forse limite testo un po' troppo nelle mie partite. Ok, Kumo. Kumo mi ricorda Sumo. E va benissimo così. Il Baron non è bronzo. Lui è il vero challenger. Sai quanti giocatori affronta ogni secondo? Ciao, Seto. Buonasera. Ah, è stata una bella azione. È stato molto divertente. E che io ho pensato, no, mi lancio sul Baron. Poi raccolgo i miei scarti e mi curo. E invece no, mi ha shottato questo Baron, è fidatissimo. Sentite la mia chat come si diverte a essere molesta, avete sentito? Ok. Ma lo sanno? Non capisco. Oh cazzo! Oh cazzo! Oh porca puttana! Stavolta mi hanno aperto e per bene. Non fa niente, ora possiamo sloware. Senza il punto non funziona? Ah, solo gli accenti circonflessi. Allora mettici solo un punto. Fai accento circonflesso, punto, e poi. Mi sto dando dei consigli su come dare più fastidio. Pensate un po', sono matto. Ciao, Raisto, buonasera. Anche l'ulti di Seraphine è cattivissima. Quando l'ho visto ho detto sono morto. Speravo di non vederlo. Mamma, muoiono come mosche, bravi, bravi ragazzi. 33 a 10, proprio li stiamo disintegrando. Direi che questo zaccolio è stato un successo. Ora voglio provare lo slow però dell'olio. Vengo a oliare. Eccolo! Perché me l'avete rubato? No, non ho potuto provare lo slow. Va bene comunque, ragazzi. Va bene comunque. E non si rendono fantastici. L'hanno fatto. E beh, cazzo. Cioè, siamo a più del triplo delle kill. Vi stiamo disintegrando. C'è Zac Olio. E non surrendate. Cioè, sto uno. Boh, non so che onorare. Facciamo il support. Sì, ero jungle. Ero jungle. Alla fine Cassiopeia è stata brava. All'inizio faceva veramente cacare. No, come ha richiesto amicizia inviata? A chi? A chi? No, 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 no. Sorry. Ho sbagliato. Cliccavo a caso. Magari è per questo che a volte mi arrivano le richieste amicizia. La gente clicca a caso e arriva da me.
Va bene. Il primo pick di oggi è stato fatto. Zach Olio, che voluto da Codice a Barre. Adesso andiamo con il prossimo.